Amen. Ciao ragazze, oggi nuovo video e vi parlo di un acquisto fatto sul sito di cosmeticfiales.de. Allora, questa per me è stata la prima volta che appunto ho acquistato da questo sito. È un sito tedesco per l'appunto e ho acquistato alcuni prodotti make-up che erano in offerta per quanto riguarda la linea Dublin 7, la V7. Diciamo, questo brand è molto famoso all'estero, è ancora poco conosciuto secondo me in Italia, anche se la qualità del prodotto è sicuramente molto superiore rispetto ad altri prodottini che magari costano molto di più. È conosciuta purtroppo poco e io la paragono magari ai prodotti di Essence. Peso 36,19 euro. Sì, ho pagato 3,90 euro per quanto riguarda le spedizioni. Allora, adesso appunto vi dirò i prezzi per ogni prodotto che ho acquistato e insieme andremo a fare gli swatch per quanto riguarda i rossetti, sia sul braccio che appunto sulle labbra. Infatti ho messo un balsamo labbra per idratare le labbra e ovviamente per prepararli a swatchare tutti questi rossettini. Allora, partiamo subito. Allora, io ho preso un blush che lo conserverò per voi, è un duo blush per il prossimo giveaway. Ovviamente non lo apro, è lo 02 ed è questo con apertura di 12 mesi, un 3,5 grammi per prodotto. Quindi ho preso tutto per il giorno del Black Friday e ho trovato veramente delle ottime promozioni. Poi ci sono 1, 2, tre rossettini che sto lasciando per voi, ovviamente non sono aperti, sono completamente sigillati e li lascio appunto così per voi. Io li ho presi doppi e quindi vi farò vedere il tipo di colorazione da quelli miei. Poi ho preso un fondotinta Photoshop, vediamo se Photoshop, scusatemi, se riesco. Ad 1,99 euro. Allora, questa la colorazione sembra una colorazione buona. Anche se non ho capito sinceramente che colorazione, ok, sand beige, quindi dovrebbe essere il colore appunto che si addice più al mio incarnato. Poi ho preso altri due blush, stavolta per me, uno nella tonalità, li sto aprendo insieme a voi, c'è la plastichina di sopra, il pennellino che è questo qua. Non è molto morbido. Questo qua è il prodotto con all'interno un piccolo specchietto con appunto lo stemma sopra V7 Dublin 7 ed è il baby pink come colorazione. Spero si vede qualcosa. Questo qua blush l'ho preso a 99 centesimi, questo qua. Altrettanto quest'altro, ok, mi è cascato il pennellino. Quest'altro che l'ho swatchato ed è molto molto carino. È un rosa, però che si avvicina comunque tanto al marroncino e il colore è Tawny. Anche questo 99 centesimi. Poi, sempre per voi, ho preso questa matita per le sopracciglia a 1,30 euro. Nella colorazione marrone, quindi adattabilissima a tutti. Poi ho preso il mascara Showing Out Display Your Lashes, così. Mascara, 1,40 euro. Guardate qua, mi sono proprio innamorata di questo scovolino che ha la pallina proprio davanti e poi lo scovolino è cicciotto. Un altro blush di cui è stato anche questo un amore a prima vista, è un colore albicocca, la colorazione adatta, Explosion, comunque 12 mesi di POUD, anche questo, e il prezzo è 1,30 euro. Sì, 1,30 euro, è un colore bellissimo, questo l'ho già utilizzato.
Ancora mentre c'è un po' di luce, vi faccio vedere. È un color salmone albicocca bellissimo. Mi piace veramente tantissimo ed è molto pigmentato, devo dire. Abbastanza pigmentato. Ne vale sicuramente la pena acquistare questi prodottini. Iniziamo con i rossetti. Ho preso 3, 4, 5, 6 rossettini di questo genere. Vi faccio prima vedere. Questi qua. Ok. Questo è nella colorazione toffee, questo colore, che adesso prima vi vado a swatchare appunto sul... ok, vi vado a swatchare qua sul braccio e poi vi farò vedere lo swatch nelle labbra. Allora, questo è quello che ho swatchato appunto nel braccio, il tipo di colorazione. Devo dire... È un bellissimo nude, tipo sull'aranciato, molto molto carino. E adesso lo vado a swatchare nelle labbra. E questo è il colore. Allora, io posso dire che già appunto ho provato questi rossettini, ho avuto modo di poterli testare un pochino. Allora, non sono dei rossetti no transfer, purtroppo se bevi, se mangi vanno via ovviamente subito. Sono però dei rossetti così giornalieri, nel senso quotidianamente si possono benissimo indossare, magari quello che utilizzi la mattina lo metti in borsetta e lo vai ritoccando durante la giornata. Adesso partiamo con il secondo, cambia anche il colore appunto del pack in base al colore del rossetto e questo è il colore Pumpkin P. Non si vedrà niente, lo so, però nell'info box cercherò di mettervi non solo la foto della ricevuta, appunto delle cose che ho acquistato dell'offerta, ma anche i colori di tutti i rossettini. Questo qua è un rossetto più sul rosa, appunto sul pink. Quindi vi farò lo swatch qua sul braccio e il secondo, come vedete, è molto più rosato rispetto al primo. E poi cancelliamo un attimo le labbra. Sono di facile stesura, morbidissimi e questo è il colore. Questo qua è l'altra colorazione, della colorazione Negligee, boh, io ragazzo non me li so leggere, non so completamente come caspita si leggono. Questo è proprio un rosato con dei brillantini all'interno, carinissimo, proprio bello, bello, bello. L'ho messo al contrario, come ve lo faccio vedere? Questo. Lo faccio più in qua perché sennò ovviamente non vedete una cippa. Questo ha i riflessi con dei brillantini. Adesso vado a fare lo swatch nelle labbra e appunto vi faccio vedere. Spero che si riesca a vedere qualcosa. Vedete? Questo è il terzo. Andiamo al quarto invece che è un nude. Un classico nude. Vi faccio lo swatch. Sul braccio, questo qua, ok, molto chiaro, delicato da tutti i giorni. Quindi sono comunque contenta dei colori che ho scelto perché mi piacciono tutti. Quest'altro invece è un Apricot Brandy, un'albicocca. Andiamo a cancellare così almeno dopo la salviettina si asciugano per bene. E ve lo mostro qua, questo qua albicocca, che è un bellissimo
color albicocca un po' satinato. E adesso ve lo mostro nelle labbra. Comunque, anche questo è un colore molto delicato, però con una punta di luce, è molto luminoso. E questo qua è rossetto. Molto carino. E per ultimo vi vado a mostrare quello con il pack più scuro nella tonalità Chest Nude. Poi comunque lì sotto hanno, lì, di sotto non so più parlare, di sotto hanno la particolarità che si toglie il tappino e all'interno c'è il prodotto da prova, magari appunto per farlo provare ad altre persone. Eccolo qua, e si trova di sotto. Invece nei rossettini di Make Up Revolution mi sembra che si trova di sopra o anche di sotto, non mi sto ricordando. Comunque, questo è il più scuro che ho preso. È un bel borgogna scuro sul rosso, molto particolare. Vi faccio vedere. Borgogna bello scuro con un pizzico di marrone e rosso all'interno, molto molto bello. E adesso ve lo mostro. Questo, ragazze, è il colore ed è magnifico. Mirko saluta. E questo è il colore ed è il più scuro che ho preso. Andiamo a cancellarlo. 3, 2, poi ragazzi, ho preso altri due rossetti di questa linea. Sono fatti così: il pack nero lucido. Al di sotto, appunto, si vede il colore del rossetto. Sopra c'è la marca del brand. Il colore è questo. Questo qua è il rossetto, questo qua è di 1,49 euro e l'altra colorazione invece è Pinks, Sticks Pinks Lipstick nella tonalità Negligé. Ok, guardate che bello, è un rosa brillantinato, ma l'altro si chiamava nella stessa... Sì. Ragazzi, hanno lo stesso nome, lo stesso titolo, però sono dei lipstick, dei rossetti comunque diversi. Dov'è il tappo? Me lo sono persa qua. Non lo so. Comunque, andiamo a provare. Sembra anche uguale proprio il rossetto. Guardate. Purtroppo non si vede granché perché la luce è quella che è. E si sta per giunta rovinando. Comunque il rossetto è carinissimo. A voi ho preso il colore Cheese Nude, Plumkin Pea e Toffee. Appena arriviamo a 200 iscritti, faremo appunto il giveaway e vi mostrerò cosa sto mettendo nel vostro giveaway. E per ultimo, la parte proprio più bella in eccezione, ho comprato ta-da, la Chocolate Rose Gold di I Love Makeup. Questa l'ho presa 10,99 € in offerta. Sto dicendo 10 euro in offerta, no, 10,99 € in offerta. All'interno si trova il solito pennellino duo con le spugnette e i colori, ragazzi, sono spaziali, cioè sono bellissimi, qualcosa di eccezionale. Il solito fogliettino con i nomi degli ombretti, non l'ho ancora utilizzata,
Magari appunto la swatcherò e vi metterò la foto con i colori, ma è stupenda. Ed è appunto la dupe della Huda Beauty. Io l'ho presa sia così che la simil proprio Huda Beauty e l'ho acquistata sul sito Wish che mi è arrivata e presto appunto vi farò un video per vedere i colori sia di questa che dell'altra, se si avvicinano entrambi come palette. Ma è veramente eccezionale. Se volete, ragazzi, spendere meno e avere, non vi posso dire la stessa qualità o meno perché l'originale non ce l'ho, ma io sicuramente non sono una di quelle che ci va a spendere 64,90 euro in una palette. Magari perché avrò una famiglia, magari perché sì, ho una grandissima passione per il make-up, però se c'è la possibilità di avere lo stesso prodotto, magari. Cioè, lo stesso colore, magari spendere meno con la stessa qualità, perché no? Devo dire, non tutti possono comprare, spendere un sacco di soldi per il make-up e non tutti vogliono, soprattutto. Io per le palette, tutti questi soldi non li esco. Con 10,99 euro ho speso appunto meno. La palette è spettacolare in questo oro rosa, veramente bellissimo. E i colori, anche se ancora non li ho manco swatchati, devo dire che sono spettacolari. Quindi, presto vi farò. Vi mando un grosso bacione a tutti. Ditemi e fatemi sapere, magari se qualcuno di voi l'ha già provato e ha già testato qualcosa, là sotto nei commentini. Iscrivetevi per chi ancora non l'ha fatto e mi raccomando, mi piace al video. Bacione a tutti e alla prossima. Ciao!